In forte diminuzione le denunce per violenza domestica da quando persiste l'emergenza coronavirus. Questo però non significa che vi siano meno episodi di violenza. Le donne infatti in questo periodo di isolamento sono intrappolate col proprio aguzzino e per loro è più difficile chiedere aiuto ai centri antiviolenza e ai propri cari. Anzi, chi offre assistenza a chi subisce questo tipo di situazioni teme che quando l'emergenza cesserà ci sarà un'esplosione delle richieste di aiuto. Le donne in qualche maniera limitano i contatti con il centro di violenza per motivi di sicurezza e di tutela personale, perché potrebbe essere comunque sentita, lui potrebbe scoprire che la donna contatti il centro. Quindi assolutamente noi sappiamo che dalle poche chiamate che ci sono arrivate in questi giorni, che ci sono comunque le donne che seguiamo, che in questo momento stanno vivendo con la paura questi giorni in casa, perché comunque hanno paura dell'uomo che hanno a fianco, del maltrattante. Noi temiamo molto che ci sia prima o poi un'esplosione di episodi, perché la tensione aumenta, la convivenza è forzata e quindi molte donne molto probabilmente si troveranno in una situazione difficile. Ciò non significa che la violenza non c'è, anzi sappiamo che è tutto ancora di più vissuto in solitudine dalle donne in casa. L'associazione Ananche opera principalmente sulla provincia di Pescara e ha raggiunto quota 1000 contatti l'anno. In 15 anni di lavoro il trend delle richieste d'aiuto è sempre stato in crescita e da quando è subentrata l'emergenza coronavirus il centro antiviolenza ha dovuto adattare le proprie modalità di intervento. La sede operativa l'abbiamo dovuta comunque chiudere per motivi, insomma, dei provvedimenti nazionali e regionali di questa emergenza Covid, però in verità abbiamo sopperito dando disponibilità H24 su un numero di telefono per contattarci. Possiamo effettuare colloqui ad hoc direttamente via Skype su appuntamento. Se hanno bisogno, se proprio c'è un'emergenza, noi interveniamo anche fisicamente, questo non l'abbiamo escluso. Il telefono, un computer, che sia, è uno strumento che è facilmente controllabile dal maltrattante, quindi è un po' un deterrente, problema che oggi non abbiamo altra strumentazione. La violenza domestica, che sia fisica o psicologica, è un abuso per cui non esistono scusanti. Il maltrattante non agisce in base a un raptus, un gesto involontario di cui anche egli sarebbe vittima. La violenza scaturisce da un rapporto impari tra uomo e donna, una zavorra culturale di cui la nostra società non è riuscita a liberarsi. I numeri di telefono sono sempre quelli del centro antiviolenza, che è lo 085 43 15 294, ci può chiamare, può chiamare le forze dell'ordine. Comunque insieme in rete noi in qualche maniera l'aiutiamo, al di là di tutte le difficoltà temporanee, non sono sole, quindi devono farsi forza, prendere il telefono e chiamare.